dovete stare a lievitare come il pane per poi diventare un tipo di formaggio così che è la tuma, no? Lo chiamate voi la tuma. Cioè, da questa tuma che abbiamo fatto rimane il residuo è il siero. Con questo siero, che contiene ancora le proteine, quindi fanno bene, si scalda il siero. Con questo siero viene portato a circa, come vedete qua, 88-90 gradi. Che succede? A questa temperatura si staccano le proteine, aggiungendo un po' di acidità. L'acidità qual è? È quello del siero prima, cioè l'agro, che è questo siero qua. E adesso noi andremo a fare una prova e vedere se già si comincia a scaldare. Quindi qua abbiamo il siero preso dalla tuma. Adesso noi facciamo una prova con l'agro di ieri per vedere se le proteine si staccano dal siero che dopo deve fiorire. Fai un giro, così fa un po'. Adesso piano piano dovremo vedere su questa prova che si stacca le proteine, l'albumina, e si comincia a separare dalla massa. Ma siamo arrivati a circa 88 gradi. Questo procedimento passa dagli 88 a 90. Aspetta, Nino. Io? Ecco qua. No, beh. Io nativo sono di Latina. Sì. Però ho fatto... Sono tanti anni che sono all'estero, quindi... All'estero?